Insomma, basta, questa arancia, basta, sono a tagliare queste cose, questo non posso più, questa arancia, basta. Ciao, ti dai al giardinaggio? Ciao Simona. No, no, non direi, ma adesso ho da fare, scusa, sono impegnatissima. Vabbè, ok, posso farti solo una domanda? Sì, dimmi, ma fai presto, per favore, ok? Se non fai giardinaggio, quelle cosa sono? Ma Simona, oggi perdi colpi, sarà il caldo. Sono cesoie, non si vede? E cosa pensi di farci? Di risolvere il problema della prova costume una volta per tutte. Sto per dare un taglio a questa cellulite. Amiche e amici, come vi avevo promesso, oggi vediamo in pratica come separarci dalla cellulite da sole a casa nostra in modo facile, veloce, economico e molto pratico. Non come cercavo di fare in questo video. Se non l'avete visto, guardatelo. Non vi dico nulla per non rovinarvi la sorpresa. Il link è nell'info box qui sotto o nella i piccola qui sopra. Addio cellulite, a mai più rivederci! Come dico da sempre, per ottenere risultati bisogna seguire una strategia su più fronti. Una cosa sola non basta mai. Oh no, ma da quanti massaggiatori devo andare adesso? Lui? Ma da nessuno. Chi fa da sé fa per tre. Potete fare da voi seguendo la mia routine di base contro la cellulite in 5 passaggi e vi rivelerò anche il mio segreto speciale per ottenere risultati reali in fretta. La cosa importante per vedere presto la differenza è integrare la routine di oggi con gli altri miei video sull'alimentazione sana e i rimedi naturali, dove ho spiegato come adottare uno stile di vita sano dalla A alla Z. Il primo step della mia routine contro la cellulite inizia al mattino con un bel bicchiere di acqua calda e limone. È importante perché attiva la depurazione, muove l'intestino, stimola il drenaggio e favorisce i processi di depurazione delle tossine che ristagnano nei tessuti e tanto altro, come spiego in questo video. Ma se bevo acqua e limoncello va bene lo stesso? Salute! No, birichina, non è lo stesso. E adesso, subito, prima di andare avanti, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per seguire tutti i miei consigli, iscrivetevi al canale con un click, così è facile. E per non perdere nessuno dei miei video, fatevi avvisare da YouTube. Attivate la campanella delle notifiche. E veniamo al mio secondo step. A metà mattina e a metà pomeriggio, o almeno mezz'ora prima di pranzo e di cena, bevo un rimedio naturale fatto così. Mezzo bicchiere di acqua, un cucchiaio di aceto di mele biologico e un cucchiaino di succo d'acero. Il succo d'acero è un rimineralizzante naturale. L'aceto di mele stimola il metabolismo, regola gli zuccheri, è un potente disintossicante e favorisce l'eliminazione dei grassi dai tessuti. Bello, un vero rimedio della nonna, funzionano sempre. Terzo step della routine. Al pomeriggio, se vi viene da pensare alla cellulite mentre siete al lavoro, fate come me. Invece di deprimervi, bevete una bella tisana di betulla. Io mi faccio dare le foglie essiccate dall'erborista. Questa tisana è la mia preferita contro la ritenzione e i ristagni liquidi che accompagnano sempre la cellulite. Ha un effetto diuretico ma non demineralizzante, cioè porta via i liquidi in eccesso, ma non i minerali che sono tanto importanti per mantenere attivo il metabolismo. Ma se soffro di pressione bassa? Sì, me l'ha chiesto anche Giulia nei commenti in merito a un altro video dove ne parlavo. Anzi, grazie Giulia per la domanda. Ti rispondo qui. Se si hanno problemi di pressione, per sicurezza si può sostituire la betulla con del tè verde bello concentrato.
Per il quarto step della mia strategia, ancora liquidi. Subito prima di cena, un bicchiere di succo d'ananas biologico, senza zucchero, ovviamente meglio se estratto fresco, con un pizzico di polvere di peperoncino rosso. Aiuta a stimolare il metabolismo, favorisce l'azione brucia grassi e dà una mano alla digestione. Ma sarà buono? È buonissimo! È sano! Buonissimo! Allora posso spacciarlo anche come cocktail da aperitivo. E durante tutto il giorno, mi raccomando, aumentare l'acqua e ridurre il sale. Conosco tanti rimedi naturali molto efficaci. Ho scritto un ebook con le mie migliori strategie naturopatiche dedicato a chi vuole sconfiggere la cellulite in modo naturale e definitivo. Chi è interessato trova il link nell'info box qui sotto. Che faticaccia! Allora, com'è andata? È stata dura, ma ce l'ho fatta. Adesso di cellulite non se ne vede più. Sapete, amiche, anch'io anni fa ho avuto i miei problemi con la cellulite. Ho creato questa routine perché tra studio, lavoro, impegni, non avevo tempo di fare cose complicate. Però non mi sono mai abbattuta e la cellulite mi ha insegnato una cosa importante: le giuste strategie e l'impegno pagano. Ma in questo percorso si deve imparare anche a volerci bene e accettare il nostro corpo, perché anche se non è perfetto fuori, ci siamo noi dentro e noi siamo belli. E oggi condivido la mia esperienza con voi e anche voi diventate portatori sani di salute come me. Condividete questo pensiero per dare soluzioni e aiutare a non fissarsi troppo sulla cellulite. Per me è sempre tutto così complicato, ma ce la farò a seguire la tua routine? Infatti, ecco il mio segreto. Se volete seguire una routine quotidiana contro la cellulite, deve essere semplice, come la mia. Ogni passaggio non deve durare più di 5 minuti, altrimenti so per esperienza che non si fa e non si ottengono i risultati. Allora non sono l'unica! No, sei in ottima compagnia, puoi starne certa! Infine, ecco il mio quinto step, il rituale serale che conclude la mia routine quotidiana anticellulite. Prima di andare a dormire, mi spazzolo la pelle asciutta con movimenti circolari sulle zone con la cellulite, pancia, cosce, glutei, fino a che diventano rosse. E poi applico un olio naturale con oli essenziali anticellulite. Ne trovate diversi in erboristeria. E faccio un massaggio circolare per farlo assorbire bene. Ma allora devo fare molta pressione con la spazzola? No, senza premere troppo, mi raccomando. La cosa importante è fare il movimento circolare e usare una spazzola per il corpo, morbida. Non per capelli. Ops! Bene, questo di oggi rappresenta una prima routine di base. Iniziate a seguirla e fatemi sapere come va nei commenti qui sotto. Come sapete, cerco di rispondere sempre a tutti uno per uno. Seguiranno altri video per ottenere risultati sempre più definitivi e duraturi. Vi ricordo ancora il mio ebook sui migliori rimedi naturali anticellulite. Sono quelli che nella mia esperienza di naturopata hanno funzionato meglio e li ho raccolti tutti per voi. Condividete e restate sintonizzati sul canale. Noi ci vediamo presto, naturalmente. Ciao! Cosa devo fare?